Come è noto, sullo stemma dei Trao campeggia un motto latino a perenne memoria delle nobili origini del casato e del nome che portava: Virtutem a sanguine Trao. Quanto poco virtuose fossero in realtà quelle origini, svela l'albero della famiglia che, ci viene detto, bagnava le radici nel sangue di un re libertino. Glorificando allora il fallo della prima autrice, il motto scolpito sullo stemma dei Trao ci mette davanti a un paradosso, che una colpa, una passione coltivata al di fuori del vincolo coniugale e quindi censurabile sotto il profilo legale e morale, venga rivendicata come un titolo di distinzione che dà diritto al godimento di privilegi. Alla celebrazione delle prerogative del sangue impressa nel motto dei Trao, fa però da contrappunto nel romanzo verghiano una frase pronunciata da Don Filippo Margarone in vena di complimenti durante la processione del santo patrono: Il nascer grandi è caso e non virtù. Venire su dal nulla, qui sta il vero merito. La virtù, insomma, per Don Filippo, sta tutta nel merito, non nel blasone, nel titolo nobiliare. Non è una dote statica, una semplice rendita di posizione, ma una spinta socialmente dinamica, una combinazione fruttuosa di volontà, ingegno e competenza, una qualità attiva che guarda avanti alla realizzazione di obiettivi e progetti, non una difesa passiva di privilegi di nascita. Virtuoso, perciò, è chi sa progredire nella scala sociale e accrescere il proprio patrimonio, non chi pretende di ottenere benefici su base esclusivamente ereditaria. Potremmo fare, ben inteso, il processo alle intenzioni di Don Filippo, imputandogli di essersi rivolto a Gesualdo in questi termini per blandirlo, ma questo non cambia la sostanza e la portata dirompente di un simile riconoscimento. Di fatto, nel motto dei Trao da una parte e nella sentenza di Don Filippo dall'altra, è compendiato il conflitto tra due mentalità, quella aristocratica e quella borghese, intorno a cui è costruita l'intera prospettiva sociologica del romanzo. L'una, incarnata in particolare dagli ultimi discendenti della famiglia Trao, fonda tutto il proprio orgoglio sul prestigio delle origini. L'altra, esemplarmente rappresentata dal protagonista, poggia invece sugli appalti e sugli investimenti, sulla produzione di beni e di ricchezza, sull'accumulazione della roba, sulla moltiplicazione del capitale. I Trao sanno vantare soltanto la loro discendenza da un re libertino, né le condizioni miserevoli in cui versano li fanno recedere dalla loro ostinazione a rispettare fermamente il codice d'onore della classe aristocratica, che impone loro di non lavorare, di non vendere o affittare neanche un'ala del palazzo, di non abbassarsi a chiedere prestiti, col risultato che vivono in un edificio fatiscente di quel poco che procura loro la carità soccorrevole dei parenti. Ma guai a sporcarsi le mani o a trafficare per guadagnarsi da vivere, perché qualsiasi attività, un lavoro anche di concetto come una speculazione sulla proprietà, per gente del loro rango sarebbe
peggio ancora che umiliante, l'equivalente di un marchio di infamia, contaminandone irreparabilmente la reputazione sociale. Il sogno accarezzato da Don Diego è quello di vivere di rendita senza muovere un dito, per diritto acquisito. Ai suoi occhi, infatti, l'unico cespite degno del casato sarebbe la prebenda che i Borbone di Spagna dovrebbero versare ai Trao a motivo e in virtù della passione regale donde aveva tratto origine il casato. Non per nulla il suo chiodo fisso sono le famose carte della lite, ovvero i mucchi di scartafacce e di pergamene religiosamente custoditi in un armadietto a muro al di sopra della finestra, per intentare causa un giorno al re di Spagna, quando avessero avuto i denari per far valere le loro ragioni. Di contro sta invece l'etica del lavoro, di cui Mastro Don Gesualdo è il più intrepido paladino. Il quarto capitolo della prima parte del romanzo ce ne restituisce un memorabile e davvero emblematico ritratto in movimento, dove l'etica diventa epica. Seguiamo Gesualdo in una giornata frenetica di lavoro infaticabile che non gli concede un attimo di riposo neppure per mangiare un boccone. Gesualdo vigila in prima persona sui vari lavori in corso, correndo da un posto all'altro, onnipresente. Non si perita di esporsi alle intemperie, a un acquazzone non meno che alla canicola. E non si tira indietro nemmeno di fronte al pericolo di vita o di infortunio, quando deve spingere la macina di un frantoio, un pietrone enorme, sopra la sua piattaforma. E non solo, dà ordini, sacramenta e comanda tutti a bacchetta, ma riesce perfino, strada facendo, a trattare negozi e a prendere accordi, guidato dal suo infallibile fiuto per gli affari, che gli suggerisce sempre quel che bisogna vendere e comprare, dicono di lui, 8 giorni prima. I ricordi poi cui si abbandona una volta giunto, che è già notte, alla canziria, disegnano il mirabile ritratto di un self-made man, di un uomo cioè che da semplice manovale, a prezzo di fatiche, stenti, sacrifici, pensieri, inquietudini e timori, era riuscito ad accumulare un'invidiabile fortuna economica, compiendo quel salto di status sociale di cui Ntoni Malavoglia non era stato capace. Cito: «Ne aveva passate delle giornate dure e delle notti senza chiuder occhio, 20 anni che non andava a letto una sola volta senza prima guardare il cielo per vedere come si mettesse. Tanta carne al fuoco, tanti pensieri, tante inquietudini, tante fatiche, la coltura dei fondi, il commercio delle derrate, il rischio delle terre prese in affitto, sempre in moto, sempre affaticato, sempre in piedi, di qua e di là, al vento, al sole, alla pioggia, con la testa grave di pensieri, il cuore grosso di inquietudini, le ossa rotte di stanchezza, dormendo 2 ore quando capitava, come capitava, in un cantuccio della stalla, dietro una siepe, nell'aia, coi sassi sotto la schiena, mangiando un pezzo di pane nero e duro dove si trovava, sul basto della mula, all'ombra di un olivo, lungo il margine di un fosso, nella malaria, in mezzo a un nugolo di zanzare. Non feste, non domeniche, mai una risata allegra, tutti che volevano da lui qualche cosa, il suo tempo, il suo lavoro o il suo denaro. Costretto a difendere la sua roba contro tutti per fare il suo interesse. Nel paese non un solo
che non gli fosse nemico o alleato pericoloso e temuto. Dover celare sempre la febbre dei guadagni, la botta di una mala notizia, l'impeto di una contentezza e aver sempre la faccia chiusa, l'occhio vigilante, la bocca seria, le astuzie di ogni giorno, le ambagi per dire soltanto vi saluto. Le strette di mano inquiete con l'orecchio teso, la lotta coi sorrisi falsi o coi visi arrossati dall'ira, spumanti, bava e minacce. La notte sempre inquieta, il domani sempre grave, di speranza o di timore. Affiorano esemplarmente in questo ritratto l'instancabile operosità, l'attitudine a sopportare disagi e rinunce, l'accettazione del rischio, la forza e la destrezza di un lottatore eccezionale, capace anche di fare buon viso a cattivo gioco. Le doti caratteriali, insomma, diciamo pure le virtù, che hanno consentito al protagonista del romanzo verghiano di diventare quel che è, un imprenditore che ha saputo creare dal nulla un vero e proprio impero economico. Virtuoso e precoce rappresentante dell'etica capitalistica, Gesualdo introduce un'impetuosa ventata di modernità nell'ambiente ancora feudale, arcaico e stagnante della Sicilia di primo Ottocento, minacciando di rovesciare un modello di società assai poco permeabile, fondato sulla trasmissione e perpetuazione dinastica dei privilegi di casta. Quello che Gesualdo ingaggia coi nobili di Vizzini è a tutti gli effetti un capitolo della lotta di classe che avrebbe visto alla fine del secolo il trionfo della borghesia. Basterebbe richiamare a tale riguardo l'episodio nevralgico della gara d'asta per aggiudicarsi le terre del demanio. Gesualdo le strappa al barone Zacco, cui da tempo immemorabile erano sempre andate, per poter controllare in regime di monopolio tutta la produzione agricola del territorio e comandare quindi, sono sue parole, ai prezzi e all'annata. Con la sua mentalità e la sua intraprendenza, Gesualdo sconvolge l'ordine costituito, provocando una marcata frattura rispetto alle consuetudini, nel segno della più terremotante discontinuità. Ne dà testimonianza, fra gli altri, il sacrestano, quando esclama non senza una coloritura iperbolica: il mondo sottosopra mette quel diavolo. Le due diverse concezioni della virtù vengono poste più volte a confronto nel romanzo. Sempre il sacrestano, ad esempio, ai ritratti affumicati degli avi che i Trao espongono alle pareti per esibire la magnificenza del casato, contrappone la ricchezza e la potenza di Gesualdo che ha le mani in pasta dappertutto, sicché ponti, mulini, fabbriche, strade carreggiabili, non si mura un sasso che non ci abbia il suo guadagno. I fratelli di Bianca, in quanto ripongono nel sangue regale delle origini la virtù della famiglia, tengono al fumo, dove invece Gesualdo Motta bada alla sostanza, preoccupandosi unicamente di far fruttare la roba. Fa eco al sacrestano in materia di fumo la baronessa Rubiera, memore delle sue radici contadine. Io non ho fumi, grazie a Dio, io sono rimasta quale mi hanno fatto mio padre e mia madre, gente di campagna, gente che hanno fatto la casa con le loro mani invece di distruggerla.
Questo conflitto tra valori di sangue e valori di censo si replica nella discussione che la baronessa ha con Don Diego a proposito del matrimonio riparatore tra Bianca e Don Ninì. Il Trao rivendica i nobili natali della sorella, mentre la Rubiera pensa che la sposa non porterebbe con sé alcuna dote, stante la nota indigenza dei Trao. L'uno guarda alla relazione amorosa tra Bianca e il baronello in termini di oltraggio subito, l'altra la valuta piuttosto sotto la luce temibile del negozio. D'altronde, anche Casa Rubiera, come Verga ce la descrive, ha tutta l'aria di essere un affronto alla religione fumosa del lignaggio. Si pensi per cominciare alla facciata, la quintessenza interclassista della promiscuità, con quei tetti alti e bassi, le finestre d'ogni grandezza qua e là come capitava, e il portone signorile incastrato in mezzo a facciate da catapecchie. E poi al tanfo d'olio e di formaggio che pigliava alla gola entrando fin dall'androne, per non parlare del cortile padronale trasformato in aia. Ma soprattutto è emblematica la conversione dell'antico teatro, con tanto di boccascena e storiato e il palco della famiglia di contro, in magazzino, dove vengono ammucchiate, con vagli di tutte le grandezze, montagne di grano, rilanciando l'irrimediabile contrasto tra il valore scenografico di prestigio attribuito agli spazi dall'aristocrazia e il valore funzionale d'uso proprio della mentalità borghese. Quando la baronessa fa presente al canonico Lupi, con legittimo orgoglio, che si doveva ai suoi laboriosi e parsimoniosi genitori contadini, se c'era ancora della grazia di Dio nel magazzino dei Rubiera, mentre a forza di feste e di teatri quella famiglia sarebbe andata in rovina, pone un'alternativa radicale tra due ordini di valori incompatibili, quello simbolico delle classi improduttive e quello economico di chi colloca al primo posto la roba. I nobili, in quanto beneficiari di posizioni eminenti e di privilegi di nascita, si dedicano ai riti mondani, appunto i teatri e le feste, che confermano e danno lustro alla loro supremazia sociale. Nel loro codice simbolico contano soprattutto l'apparire e il godere, ovvero la pompa, l'ostentazione, lo sfarzo da un lato, il divertimento, l'ozio, il piacere dall'altro. Così non è strano che alla morte di Don Diego, mentre i parenti si pongono il problema prosaicamente concreto di chi debba accollarsi le spese del funerale, Don Ferdinando abbia in mente soltanto le bandiere con lo stemma e il diploma del re Martino da inserire nell'iscrizione mortuaria, il privilegio cioè di essere seppelliti nelle tombe reali, una cum regibus. L'idea del guadagno è estranea alla mentalità aristocratica, come pure la preoccupazione di salvaguardare il patrimonio. I nobili del mastro, semmai, a cominciare dal duca di Leyra, sono dei grandi scialacquatori. La virtù del privilegio di nascita dispone molti di loro a sperperare, a peccare di prodigalità. Al contrario, i borghesi che hanno sperimentato le asprezze e le difficoltà della vita badano alla sostanza delle cose, alle proprietà, puntando sul lavoro instancabile, sugli investimenti
e su un'oculata amministrazione del capitale per accumulare ricchezze e difenderle da tutti con le unghie e coi denti. L'attaccamento alla roba li trascina e li fa cadere nell'avarizia. Opponendosi al conservatorismo della classe aristocratica, che mira unicamente a mantenere gli antichi privilegi feudali, Gesualdo scuote dalle fondamenta la struttura sociale, interpretando storicamente le aspirazioni della nascente borghesia che dà la scalata alla piramide in forza del potere economico conquistato sul campo. Il protagonista del secondo romanzo del ciclo dei Vinti incarna la tipica figura dell'imprenditore moderno che infrange il comandamento dei padri, depositari di una legge rassegnatamente immobilistica che raccomandava loro di tenersi al mestiere in cui erano nati. Invano Mastro Nunzio gli raccomanda: «Fa l'arte che sai». Gesualdo non lo ascolta, prende ogni sorta di appalti e comincia, lui muratore, a speculare sulle terre. Nella sua scalata poi non ha riguardi per nessuno, come quando decide di aggiudicarsi all'asta le terre demaniali, facendo valere il principio liberistico del miglior offerente, infrangendo l'incancrenita consuetudine che le voleva pacifico, non conteso appannaggio di una famiglia. I nobili, si intende, di fronte a un simile eversore delle millenarie gerarchie feudali, non restano inerti, al contrario, tentano in ogni modo di arginarne l'ascesa. Lo snobbano, come si vede durante la processione del santo patrono, e ancor più clamorosamente in occasione del matrimonio con Bianca. Gli mandano contro avversari più forti di loro, da Caltagirone e da Lentini. Svendono la merce per far crollare i prezzi e sobillano addirittura i popolani contro l'affamatore. Ma presto o tardi dovranno cedere, fargli buon viso, corteggiarlo perfino. Valgano a questo proposito le ripetute dichiarazioni del marchese Limoli, coscienza critica della sua classe. Il mondo adesso è di chi ha denari, tutti costoro sbraitano per invidia. Se il barone avesse una figliola da maritare, gliela darebbe a Mastro Don Gesualdo. Te lo dico io, che son vecchio e so cos'è la povertà. Il fumo è buono soltanto in cucina. C'è più fumo nella cucina che arrosto sulla tavola in molte case. Quelle che hanno lo stemma più grosso sul portone e che arricciano più il naso. Se torno a nascere, voglio chiamarmi Mastro Alfonso Limoli ed esser ricco come voi, nipote mio, per godermi i miei denari fra me e me senza invitar nessuno. Meglio cambiare classe sociale, afferma il marchese Limoli, se il titolo nobiliare non garantisce più, come ai bei tempi, una vita agiata, ma anzi è accompagnato dalla povertà. E tuttavia, come sappiamo, al termine del romanzo si ristabilisce lo status quo ante. La roba, in perfetta circolarità, torna ai nobili cui è stata sottratta. L'immenso patrimonio accumulato da Gesualdo finisce in gran parte nelle mani bucate del duca di Leyra, per essere nuovamente dilapidato. Prima attraverso la dote di Isabella, poi per tacitare lo scandalo della relazione adulterina con Corrado Lagurna e infine alla morte di Gesualdo per via ereditaria. Verga
lucido e disincantato interprete della storia, vede bene che l'onda montante del progresso, con le trasformazioni sociali che alimenta, ha decretato di fatto il trionfo della mentalità capitalistico-borghese su quella aristocratico-feudale. Ma, in omaggio alla sua filosofia dei vinti, preferisce raccontare i primi conati di una rivoluzione economica e culturale ancora troppo acerba per trionfare in un contesto sociale stagnante, anzi ostile ad ogni cambiamento. E registra anche quell'alleanza tra nobiltà e bracciantato contro l'egemonia borghese, che può sembrare paradossale, ma non lo è affatto, appena si indaghino le molteplici cause della sorda ostilità dei poveri nei confronti dei popolani arricchiti, dei villani rifatti. A questa categoria di individui non si perdonano, infatti, le umili origini. Ai nobili tutto è concesso, capricci, stravaganze, abusi, perché sono abituati da sempre, per diritto di nascita, a comandare, a decidere e a sciupare al loro arbitrio. Quello che non si può tollerare, invece, è che si emancipi e salga ai vertici della società un mastro qualunque, con le mani che hanno fatto la pappa mangiate di calcina, come Gesualdo, perché il suo successo mette in discussione le capacità umane e le doti caratteriali dei suoi simili rimasti in fondo alla scala sociale. Cito: intanto i villani e gli affamati che stavano in piazza dalla mattina alla sera a bocca aperta aspettando la manna che non veniva, si scaldavano il capo a vicenda discorrendo delle soperchierie patite, delle invernate di stenti, mentre c'era della gente che aveva i magazzini pieni di roba, dei campi e delle vigne. Pazienza ai signori che c'erano nati, ma non si davano pace pensando che Don Gesualdo Motta era nato povero e nudo al par di loro. Ecco perché, fra l'altro, diversamente dal giudizio imparziale, distaccato, che possono pronunciare all'occorrenza un Don Filippo Margarone o un Marchese Limoli, ben difficilmente i popolani sarebbero disposti ad ammettere che Gesualdo abbia avuto qualche merito nella sua ascesa. Nella dialettica fra virtù e fortuna, essi non hanno dubbi. Il povero che diventa ricco deve tutto all'assistenza e alla protezione della dea bendata. Il suggello a questo verdetto popolare viene impresso stavolta dalla servitù svogliata e indifferente che affolla il palazzo del duca di Leyra davanti al cadavere di Gesualdo. Vedete cos'è nascer fortunati? Intanto vi muore nella battista come un principe. Né d'altronde si dà contro al self-made man solo per invidia o per vendetta, per punire quella che agli occhi offuscati dei ceti inferiori appare una palese ingiustizia. Entra in gioco anche un obiettivo peggioramento dei rapporti di lavoro, perché i nobili, in tutt'altre faccende affaccendati, non stanno addosso ai loro contadini o inservienti, come fanno invece i borghesi, che da ogni affare, da ogni attività, vogliono trarre il maggior guadagno possibile e sono quindi sempre vigili e sospettosi. Di conseguenza, anche la gente di bassa estrazione che ruota intorno a Gesualdo chiede la sua parte,
quando c'è da spartirsi la sua roba, come tanti sciacalli e avvoltoi intorno a una carcassa. Non per nulla, approfittando della sua malattia, la marmaglia dei rivoltosi si accalca dinanzi ai magazzini di Mastro Don Gesualdo, pieni sino al tetto, con sassi e randelli per dar loro l'assalto. E quel che è peggio, mescolati nella baraonda a gridare viva e morte contro Don Gesualdo, ci sono anche i suoi figli naturali, i due bastardi di Diodata. E si pensi inoltre a Nanni Lorbo, che si installa come un papa in casa di Don Gesualdo, per non parlare poi della sorella Speranza e dei nipoti che mettono la casa letteralmente a sacco e ruba, spadroneggiando e cacciando le mani dappertutto. Vino, olio, formaggio, pezze di tela anche sparivano in un batter d'occhio. Dalla Canziria e da Mangalavite giungevano fattori e mezzadri a reclamare contro i figlioli di Massaro Fortunato Burgio che comandavano a bacchetta e saccheggiavano i poderi dello zio, quasi fosse già roba senza padrone. Ma siamo entrati ormai nella fase calante della vita di Gesualdo, accelerata e accentuata dalla malattia che avrà, come sappiamo, un esito infausto. Questa attenzione al declino del protagonista, funzionale al teorema verghiano che presiede all'intero ciclo dei vinti, deriva sicuramente dalle teorie evoluzionistiche in auge nel secondo 800, recepite anche dal romanzo sperimentale ai cui dettami l'autore del Mastro si adegua più ancora di quanto non avesse fatto nei Malavoglia. Anche Verga applica ai personaggi e alle vicende del romanzo i principi biologici e fisiologici che regolano i ritmi e le fasi di ogni organismo vivente. Di conseguenza ci fa assistere in ogni campo al trionfo di ciò che è giovane e quindi fresco, energico, vitale, e alla sconfitta di ciò che è vecchio e quindi decrepito, cascante, esaurito. Caso emblematico, l'estinzione per consunzione fisica dei Trao colpiti dalla tisi e dall'appannamento delle facoltà mentali. E proprio la tisi, coi suoi sbocchi di sangue, e l'onomastica di Bianca, nome parlante, alludono all'esaurimento vitale di una famiglia che da un sangue regale aveva tratto origine. Ma se l'epilogo di un casato appartiene all'ordine filogenetico di una lunga catena riproduttiva, anche la parabola esistenziale di ciascun individuo riflette e ricapitola la legge naturale di crescita, rigoglio e fatale decadimento. E qui vale proprio esemplarmente la curva disegnata lungo il romanzo da Gesualdo, che prima dà la scalata, sicuro di sé, e poi si mette sulla difensiva per consegnarsi infine vinto in mani altrui. L'epilogo tragico del Mastro solleva una questione cruciale, molto simile a quella che si era posto Manzoni nel 5 maggio a proposito dello sconquasso provocato da Napoleone irrompendo sulla ribalta della storia. Era stata vera gloria la sua, considerato che il congresso di Vienna aveva rimesso al loro posto le antiche case regnanti e lui era stato esiliato a vita in una sperduta isoletta dell'Atlantico, costretto a chiudere i dì nell'ozio, schiacciato dal cumulo delle memorie. Anche Gesualdo è a suo modo un personaggio napoleonico, in quanto, sia pure entro un raggio d'azione assai più circoscritto,
ha avuto la forza e l'audacia di produrre sul terreno socio-economico dei conflitti di classe lo stesso effetto destabilizzante generato dalle guerre napoleoniche sugli Ancien Régime. E anche a lui in fondo è toccato in sorte di chiudere i suoi giorni esiliato nel palazzo del Duca di Leyra, lontano dalla sua casa e dalla sua roba che andavano alla malora e nella più sconfortante solitudine. Due vicende parallele, insomma, due trionfi tanto travolgenti quanto effimeri, finiti in niente, riassorbiti nelle acque stagnanti di una storia e di una società che, almeno nel medio termine, non si sono lasciate cambiare. Se non che, avendo riguardo al contesto socio-economico in cui si colloca l'agire di Gesualdo nel mondo, il giudizio finale sul suo conto deve essere spostato dall'ambito storico-politico a quello utilitaristico-morale. La domanda allora diventa, nel suo caso, fu vera virtù? Su questo punto l'opinione di Verga non coincide affatto con quella di Don Filippo Margarone. Nella prefazione al ciclo dei Vinti aveva scritto: «I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo, la Duchessa di Leyra, l'Onorevole Scipioni, l'Uomo di Lusso, sono altrettanti vinti che la corrente ha deposti sulla riva dopo averli travolti e annegati, ciascuno con le stimmate del suo peccato che avrebbero dovuto essere lo sfolgorare della sua virtù». Peccato dunque, non virtù. La religione della roba, cui Gesualdo tributa un culto assoluto, piegando e sacrificando ad esso tutta la propria esistenza, è colta da Verga sotto il segno della colpa. Per questo una maledizione grava in partenza sull'avidità del self-made man che, uscendo dal solco dove il destino lo aveva messo, si è macchiato di ibris. E Gesualdo dovrà scontare a caro prezzo il suo peccato, come già Antoni e gli altri Malavoglia incappa nella legge antica e verghiana della Nemesi, virando da personaggio epico a maschera tragica. E quel che è più grave, il suo fallimento non si misura soltanto sul piano dell'avere, nella condanna a non godere delle ricchezze accumulate, a non poterle trattenere e ad assistere impotente alla loro dissipazione, ma anche e non meno sul piano dell'essere, dei risvolti esistenziali di questo pensiero dominante, di questo culto esclusivo della roba. È proprio nel mancato appagamento delle aspirazioni più profonde che matura la sconfitta più grave e più radicale di Gesualdo, quella che veramente fa di lui un vinto. Neppure nel momento del trionfo egli riesce a provare la sperata felicità, quel sentimento di pienezza che pervade la coscienza davanti a una vita perfettamente realizzata. Al contrario, assai più che gioie e congratulazioni, le sue immense ricchezze gli procurano ingratitudine, invidie, ruggini, rivalità, estorsioni, vendette, tante e tali da guastargli quasi tutti i rapporti, da togliergli la pace, da trasformare le stesse vittorie in bocconi amari. Non c'è quasi persona di cui egli si possa fidare o con cui possa sfogare le sue amarezze, la sua rabbia. Deve fare i conti perfino con l'ostilità dei parenti che lo citano in giudizio e lo trascinano in tribunale, e arrendersi alla sterilità del matrimonio e alla dolorosa mancanza di intimità
con Bianca e con Isabella. Religione della roba e ricerca della felicità sono tra loro incompatibili. L'aver piegato un'intera vita alla legge esclusiva dell'interesse l'ha completamente privata di ogni dimensione affettiva. La logica del profitto soffoca la voce del cuore. Il primato dell'avere sull'essere condanna in partenza Gesualdo all'infelicità. È qui esattamente che la virtù si rovescia in peccato. L'immagine riassuntiva della colpa commessa da Gesualdo sacrificando l'essere all'avere è il male che lo abbatte, quel cancro allo stomaco che suona come la fatale somatizzazione dei tanti bocconi amari ingoiati nel corso degli anni a causa della roba. Anzi, il tumore che Gesualdo sente fra l'altro come una palla di piombo rappresenta simbolicamente la roba stessa, corpo estraneo cresciuto dentro la sua vita fino a distruggerla. Non a caso, la prima diagnosi della malattia, formulata dal Bomma con un linguaggio invero assai poco scientifico, suona sinistramente evocativa. Qui c'è roba. In questa diagnosi, solo apparentemente grossolana, affiora la causa profonda della malattia del protagonista, combinata dalla nemesi per vendicare il suo peccato di avidità, secondo la più classica legge del contrappasso. Quella roba cui Gesualdo ha sacrificato l'intera esistenza, ora gli toglie anche materialmente la vita, procurandone la morte. E si noti come vengano descritti gli effetti di questa malattia: una pancia cresciuta a dismisura su un corpo sempre più magro e deperito. L'una e l'altro, riflesso simbolico della vita di Gesualdo, della sproporzione che vi si è prodotta tra la bulimia dell'interesse economico e l'anoressia degli affetti. Né è senza significato in questo contesto che l'unico rimedio proposto da uno dei medici chiamati a consulto è il taglio chirurgico, l'asportazione del tumore, di quella roba cioè che era stata la causa di tutti i mali di Gesualdo. Per alludere al tumore poi Verga ricorre più volte alla metafora del cane arrabbiato che mangia il fegato del protagonista. Questo lento ma inarrestabile divoramento ricorda l'aquila che su una rupe del Caucaso, secondo il racconto mitologico, si ciba quotidianamente del fegato di Prometeo, l'eroe titano colpevole di aver osato strappare agli dei dell'Olimpo i loro segreti e i loro privilegi, analogamente a quanto fatto da Gesualdo nei confronti dei beni dell'aristocrazia parassitaria. Il self-made man di Verga nasce dunque a buon diritto sotto il segno di Prometeo, che domina del resto tutta la cultura di secondo Ottocento. Incarnazione moderna del mitico ladro del fuoco, anche Gesualdo è destinato a essere colpito dalla medesima maledizione. Ma l'immagine del cane arrabbiato che morde e spolpa il fegato di Gesualdo racchiude una connotazione ulteriore del male simbolico che distrugge il protagonista del romanzo: la paura di essere mangiato, appunto, divorato, espropriato della sua roba da gente che pensa solo a sperperarla vivendo alle spalle di chi invece l'ha sudata, come le cellule tumorali che vivono alle spalle del corpo sano.
cos'è in fondo, a ben guardare, il palazzo nobiliare del duca di Leira, se non questo cane improduttivo che divora soltanto per produrre il suo fasto, distruggendo il prodotto delle terre e dei traffici di Gesualdo? Viene in mente, per contrasto, il cane affezionato e fedele che gode delle rare carezze del padrone, sotto le cui metamorfiche spoglie viene presentata Diodata. La serva affezionata e obbediente gli avrebbe dato sicuramente la felicità, non gli si sarebbe rivoltata contro come il cane arrabbiato della roba. Ciò significa che l'errore, diciamo pure la colpa di Gesualdo, sta nell'aver inseguito la felicità per una via sbagliata. E se ne accorge quando sperimenta l'impotenza della scienza medica convocata dalla ricchezza di fronte al male incurabile. A quel punto la vita spesa ad accumulare tesori sulla terra perde qualsiasi valore, non ha più scopo, non ha più senso.